Ciao amici, volevo dirvi, se Equitalia vi bussa alla porta, parlate di un progetto di Pacella. Sì, perché avete visto che in queste settimane le Iene stanno pungolando il Premier Conte sul fatto che, insomma, in maniera diciamo diretta e indiretta, non si sa perfettamente che cosa, avrebbe avuto dei rapporti molto stretti con il suo mentore, il professor Alpa. Il professor Alpa è quello che ha giudicato Conte durante l'esame per diventare docente di diritto privato. Chiaramente esame superato. Ma perché c'è questa polemica? Perché i due non solo avevano nello stesso luogo, nello stesso numero civico, nello stesso portone, lo studio di avvocati, ma soprattutto perché i due proprio in quel periodo hanno lavorato per una società, sì, per il garante della privacy, contro, in quel caso contro la RAI. La polemica è scaturita a seguito della vicenda che le Iene e Repubblica hanno, diciamo, divulgato riguardo appunto alla cosiddetta fattura parcella fumante. Questa sera le Iene ne parleranno e c'è subito stata la risposta del Premier Conte. Ma veniamo ai fatti. Un nuovo documento esclusivo confermerebbe, queste sono le parole delle Iene, che il Premier Conte, il professor Alba, quello che ha giudicato Conte permettendogli di diventare professore di diritto privato all'università, sarebbero stati legati da interessi economici e professionali e quindi quest'ultimo, Alpa, non sarebbe potuto essere il commissario d'esame al concorso universitario poi vinto dallo stesso Conte. Questo si legge sul sito delle Iene e la parcella fumante riguarda appunto i rapporti di Alpa e Conte che teoricamente dovevano essere slegati, ma praticamente erano nello stesso ufficio, nello stesso portone, nello stesso numero civico, con due studi differenti. Fonti di Palazzo Chigi però rivelano: è solo il documento che hanno in mano le Iene, è solo un progetto di parcella. Si tratta di un progetto di parcella, lo leggo, almeno vi dico esattamente cosa scrivono le fonti di Palazzo Chigi. Fonti, ci sono le manine ancora a Palazzo Chigi. Si tratta di un progetto di parcella, ma non di una fattura unica. Quanto precisano queste fonti di Palazzo Chigi sul nuovo documento esclusivo, così lo definiscono, annunciato dalle Iene, secondo il quale il Premier Conte e il professor Alba erano legati da interessi economici e quindi non avrebbe potuto giudicare il futuro professor Conte e futurissimo Premier. Ma il tema qual è? Il tema vero è che questi qua, pur di, insomma, restare attaccati alla poltrona e non rivelare quello che sta succedendo, dicono che si tratta di un progetto di parcella. Allora, l'invito che vi faccio è che se vi citofonano gli amici di Equitalia, se vi arriva la Guardia di Finanza in ufficio, dite: ma questo qua è solo un'idea, un'ipotesi. Ma poi ci dobbiamo domandare, se i due avvocati erano slegati, perché fanno un progetto di parcella assieme? Questo è piuttosto interessante. Beh, la prossima volta, quando arriverà Equitalia, dite che state progettando una parcella o una fattura con il vostro vicino di negozio, così siete a posto. Ciao!